Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video del mio regalo di compleanno. Dunque, il 28 ho festeggiato, questo non so se lo sapete o meno, il mio compleanno il 28 ottobre e niente, quindi volevo far vedere i miei piccoli regali di compleanno e nulla, sono pochi ma sono buoni, quindi vediamo un po' cosa vi faccio vedere. Quindi vado a random e nulla, vi faccio vedere cosa ho ricevuto. Come prima cosa ho ricevuto questa borsa qua, che mi è stata regalata dalla mia cara persona. Stavolta non dico il nome perché non so veramente se li vuole o meno, ma mi è stata regalata dalla mia carissima persona. Ecco qua, dalla mia cara persona. Cosa c'ho qua? Ah, niente. Questa comunque, con questo ciondolo qua, appeso, vedete? E ha la zip questa, non so se si capisce. Sì, ci sta il mondo. Qua ci sono il telefono, le chiavi di casa e tutto. E nulla. Poi mi ha regalato questo smalto qua, sempre questa persona. Questo smalto della Avon. Vedete? Della Avon. E colore questo che ho tra le mani, sulle mie unghie, vedete? Già. Sulle mie unghiette, troppo bello, carissimo, bello, molto bello. E niente, poi ed è un comunque di Avon, molto bello, sì, mi piace tanto. Un lilla rosa, vedete voi cos'è questo. Già, poi tanto per essere contenta io, se mi decidi di metterlo dentro. Allora, poi io mi sono autoregalata, perché anche mi sono voluta autoregalare qualcosa, visto che ero al termine dei miei prodotti preferiti. Questa matita qua della Essence per le sopracciglia, che vedete che ha il pettinino su, sì. Questa per le sopracciglia, e che costava intorno alle 2 euro, non di più. E questa qua sempre gel fissante, che è anche un po' da un po' anche di colore, scusate il gioco di parole. Allora, questo make up brown appunto della Essence, molto bello, molto bello, molto utile, diciamo, per colorare un po' le sopracciglia e rendere un po' più decenti, diciamo. Poi altro regalo che mi è stato fatto, anzi prima gli omaggi, è ancora da utilizzare, una è una crema e l'altra è per risciacquare il viso, eccetera, insomma per pulire il viso. Sì, questo qua è un peeling per il viso in olio gel con stella alpina della Just. Non so se voi conoscete questa qui, questo marchio, fatemi sapere. Questo è della Just, vedete? Già. Anche questo qui è della Just, sì, non ho mai sentito questa marca. Anche qua ci vuole, non so, crema da giorno con stella alpina, stessa identica cosa. Dovrebbe essere buona, la voglio utilizzare e vedere un po' come va. Ho tanti prodotti anche aperti, ma vabbè, utilizzerò lo stesso. Poi questa qua, sempre gel idratante, stella alpina, rosa alpina e ginseng indiano, vabbè, non so più parlare. E questa è un'altra crema per il viso, vedete? Questo è il packaging interno, esterno, non so come si chiama, la scatolina che contiene dentro questo tubetto. E questa qui è il prodotto in sé che lo presenta, che si presenta. Il tubetto sarebbe, lì. Ecco qua, poi, che ce n'è 30 ml di prodotto. Qua, e questa è la sua scatola. Cioè, li metto tutto dentro e vi farò sapere quando sarà, se mi è piaciuta o meno, o se no, sicuramente mi sarà piaciuta, quindi non lo so, non lo posso sapere, però penso di sì. Poi per l'ultimo prodotto, non per importanza, ve l'ho fatto vedere in altre cose, sì. Mi sono stati regalati degli orecchini, e non so come farli vedere perché vorrei rovinarli.
Sì, aspettate un secondino, allora. Ok, provate ad allargare un po' di più questo sacchettino, vedete come ho messo questo sacchettino. Aspettate un secondo. Questo qua, e l'ha messo qua dentro gli orecchini, perché sono gli orecchini di giù. Allora, non so dove l'ha presi, però vabbè. E sono questi qua, vedete. Sono stra belli, adoro tamatti. Sono troppo carini, vedete? Ci vedranno mai, ma dicevo che mi piacciono. Orecchini a cerchio cuore. In ferro battuto, sicuramente. Sì, infatti. Questi sono in ferro battuto, sono molto belli, vedete? Ve li avvicino. Formidabili, veramente, molto belli. Sì, mi piacciono. Ma buon gusto, direi, la persona che me li ha regalati. Molto belli, sì. Complimenti. Un bacio a te, cara. Ops, stavano anche cadendo. Basta, ragazze, questo era tutto quello che avete visto nel contenuto di questo video dei miei regali di compleanno. E basta così, va bene. Altri regali arriveranno, non lo so quando perché non ne ho idea, ma non ho fretta, ci mancherebbe solo quello. Vedrete regali di Natale, vedrete altri regali più là se arriveranno, se no mi basto anche io, nel senso che me li potrò fare anche dai miei regali di make up e non solo. Devo prendere anche roba da vestire perché non ho più quasi roba da vestire e dovrei andare fuori Palau, cioè a Olbia, per farmi compere per i miei vestiti. Per i vestiti, perché non, ho visto che non c'ho più nulla. E niente, questo era tutto. Bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Dunque, mi ero dimenticato un altro regalo, autoregalo che mi ha fatto sempre per il mio compleanno, però stavolta in anticipo. E sarebbe questo profumo della Miss Dior. Della sì, Miss Dior mi sembra, sì, un dupe della Miss Dior preso in farmacia. Non ve l'ho fatto vedere in altri video, ma ve lo faccio vedere anche qua. E altri pezzettoni di video li metto, ve li attacco a quest'ultimo. Sto parlando sempre dei miei regali di compleanno, questo video mi riferisco. E niente, questo era il mio profumo, che ha veramente un odore, una fragranza olfattiva pazzesca, ragazzi. No, vabbè, non posso resistere a questo profumo, è troppo bello. Più resiste a sto profumo e peggio è per me. Scusate, ma c'è la batteria che intanto mi parte, ovvero si sta scaricando sto telefono, ma non importa, tanto ci sono quasi sempre attaccata come ogni essere umano che si rispetti su questa terra. Ci siamo tutti attaccati al telefono. Questa è la triste realtà. Scusate, non c'entra niente con il contenuto, ma è la verità, è così. Comunque questo è il profumo in sé. Vedete quanto è bello? Aspettate che vi... Non so se si capisce. No, così no. Così sì, forse. Vedete? Ho provato a accendere la luce dello specchio per vedersi meglio. Per vedersi molto bene. Vedete? Cioè, niente. Non me lo spruzzo perché me l'ho già spruzzato abbondantemente, abbondantemente e basta e avanza. Niente ragazzi, questo era tutto e ci vediamo davvero al prossimo video. Ok? Ciao. Zombie apocalypse.